visto che tempo che c'è. Giornata da luci. Giornata da luci, speriamo bene. Proprio giornata da luci. Di prendere qualcuno, insomma. Sì, sì. Siamo a Cintocao Maggiore, lungo l'autostrada per Pordenone, a circa 35 km da Venezia, in una struttura agrituristica creata da un'idea di Stefano Secco, il titolare di questo Ca del Lago. E proprio da Stefano vogliamo sapere come è nata l'idea di sviluppare questa attività. Sì, grazie Roberto. L'idea di Ca del Lago nasce circa 5-6 anni fa. Ho avuto la fortuna di poter gestire questa azienda e subito, appena entrato nell'ambiente appunto dell'azienda, ho capito che sarebbe stato riduttivo sviluppare una struttura agrituristica classica come effettivamente oggi se ne trovano tante. Per cui abbiamo pensato intanto a sfruttare quella che è il patrimonio ambientale, i 40 ettari d'acqua che Ca del Lago oggi si trova a gestire, e di conseguenza lì abbiamo creato una riserva di pesca no-kill, che è una delle migliori secondo me per la qualità del pescato e per la quantità anche, dove vivono specie autoctone importanti, e poi abbiamo abbinato la pesca anche al vivere all'aria aperta, per cui si sono create delle strutture per dare la possibilità al visitatore e al pescatore di vivere una giornata non solo in funzione della pesca ma anche del tempo libero. Collaboriamo inoltre con provincia e regione per gli aspetti didattici, per cui abbiamo scolaresche e istituti che vengono a visitare il luogo dove si trovano specie di uccelli e piante particolari che soprattutto in altri luoghi ormai sono state distrutte. La fortuna di Ca del Lago è proprio che per 30 anni è rimasta chiusa e per cui per 30 anni l'ambiente è rimasto immacolato. Ca del Lago oltretutto oggi funge anche da centro di ricerca per importanti studi che si stanno facendo appunto sia sulla fauna ittica sia per quel che riguarda la flora e la fauna avicola intesa come uccelli e altre cose. Grazie Stefano. Pesca a livelli altissimi, possibilità di trascorrere delle giornate meravigliose assieme alla famiglia. A questo punto, nonostante la pioggia, credo che sia arrivato il momento di andare a scoprire i luci di Ca del Lago. Le pessime condizioni meteo suggeriscono di iniziare a conoscere il lago pescando da terra. Una buona occasione per fare qualche lancio nel sottoriva, sfruttando un buon vecchio rotante ed una montatura drago. Avvicinamenti silenziosi e lanci veloci che perlustrino gli ostacoli sono la scelta migliore per avere qualche cattura. Dopo un lancio verso un gruppo di ninfee, arriva il primo luccio per Hermes. Non un record, ma certamente un buon inizio di giornata. Turno di Stefano, che conosce il lago meglio di chiunque altro, ed infatti inganna uno splendido esemplare che combatte con forza prima di entrare in un grande guadino. Ancora una volta, un vecchio rotante rosso ha fatto il suo dovere. Vieni, puoi venire avanti ancora, Questo è un bel pesce. Fermo, fermo. Wow! Piano, piano, piano. Piano, piano, piano.
Uno dei piccoli segreti pescando la terra è quello di cercare di tenersi lontani da riva, perché è una delle zone migliori, quindi lanciare rimanendo riparati. Ora è arrivato questo lucciotto piccolino, che però è di buon auspicio, ed è anche interessante vedere una cosa di questo animale: la ferita molto grossa che ha qui sul corpo, segno che probabilmente in gioventù è stato attaccato da qualche cosa di più grande, ed è la dimostrazione che in questa acqua bellissima ci sono veramente tanti, tanti lucci da poter pescare. Adesso con la massima delicatezza lo slamiamo e lo rimettiamo in acqua, come peraltro qui a Cadellago è assolutamente obbligatorio fare. Eccolo qua, un jack pike. Via, a casa, torna quando sei più grande. Osserviamo ora la tecnica di recupero con il morto. Dopo il lancio è importante far scendere l'esca sul fondale. Spesso l'attacco avviene proprio in queste fasi. Nel frattempo sarà nostra cura non perderne il contatto, mantenendo una minima tensione sulla lenza, abbassando la canna fino a metterla parallela all'acqua. La fase di recupero è fatta di piccoli scatti e pause che permettano all'esca di tornare sul fondale. In questi frangenti è meglio aspettare un istante in più piuttosto che avere l'esca staccata dal fondo, cosa peraltro assai comune nelle prime uscite di pesca, poiché non si dispone della sensibilità necessaria. I piccoli colpi sull'esca, che provocheranno dei saltelli, saranno effettuati con la cima della canna, sempre tenendo in leggerissima tensione la lenza, al fine di avvertire la possibile delicata mangiata del predatore. Vediamo da vicino adesso come sono costituite, come sono preparate le montature Dracovic. Qui abbiamo tre esempi di montature Dracovic originali. Essenzialmente sono formate da una gabbietta in acciaio, un filo di rame, un piombo chiamato chevrotin e due braccioli a cui sono collegate le relative ancorette. I braccioli possono essere mediamente o in acciaio o in treccia di metallo, quindi qualcosa di morbido e che è possibile annodare, oppure esiste una terza soluzione che è quella costituita dai braccioli in dainema, e poi vedremo il perché è utile utilizzare i braccioli in dainema. Le gabbiette in acciaio possono essere di varie misure in funzione della dimensione dell'esca che stiamo utilizzando. La loro testa, il loro collegamento può essere rotondo oppure a freccia, poiché possiamo avere montature di tipo industriale oppure fatte a mano o attraverso dei semplicissimi procedimenti che possiamo sviluppare a casa con la nostra fantasia. Il filo di rame che serve a bloccare l'innesco è il normalissimo rame acquistabile in qualsiasi negozio di ferramenta, è di modello molto malleabile, di un diametro di circa 0,3 mm. Le chevrotine sono una parte invece importantissima nelle montature Dracovic. Sono di varie misure, mediamente tra i 7 e i 25 grammi, e la loro misura è sempre funzione della profondità di pesca e della velocità della corrente. È possibile anche avere delle chevrotine colorate attraverso dei procedimenti molto semplici di colorazione che possiamo effettuare direttamente a casa, oppure acquistare chevrotine colorate di rosso o di giallo, quindi colori estremamente evidenti. Le montature Dracovic sono composte da due ancorette. La scelta delle ancorette è abbastanza importante, la loro misura deve essere funzione delle dimensioni dei predatori che andiamo ad insediare e del tipo di esca, delle dimensioni dell'esca che stiamo utilizzando. Nel caso di pescaluccio può essere anche consigliato aggiungere un piccolo fiocchetto rosso all'ancoretta di coda per rendere l'innesco ancora più evidente.
E le ancorette andranno collegate alla testa della gabbietta Dracovic con un piccolo spezzone di denema, oppure in filo d'acciaio, o in una treccia in grafite che è possibile annodare, che è molto indicata per rendere le montature dedicate alla pesca a luccio più morbide. Una valida alternativa alle esche naturali è rappresentata dalle imitazioni in silicone, quindi abbiamo alcuni esempi montati direttamente sulle classiche montature Dracovic. Un'alternativa alle montature Dracovic è rappresentata da questo tipo di costruzione artigianale, in cui la gabbietta è sostituita da una molla che verrà letteralmente avvitata all'interno dell'esca siliconica. In questo modo non avremo bisogno di utilizzare il filo di rame per serrare ulteriormente l'esca alla montatura. Per collegare la montatura ad un cavetto d'acciaio, utile per i lucci, useremo un moschettone di dimensioni generose che lasci la massima libertà di movimento all'esca, mentre dall'altra parte una piccola girella verrà legata alla lenza madre. La seconda giornata è dedicata alla pesca dalla barca, disponibili direttamente sul lago e spinte da ottimi motori elettrici. Questa pesca è infatti fatta di ricerca e tanti spostamenti. Del lago arriva ed è interessante notare come anche questo abbia una ferita di vecchia data su un fianco, segno di una lotta con un suo simile. Questa è la seconda giornata di pesca, il tempo è leggermente migliorato rispetto a ieri e se non altro ha smesso di piovere, i risultati si cominciano a vedere e la giornata sembra anche propizia. Ci ha raggiunto un amico, Luca Foroni, che oggi divide la barca con me, quindi siamo due gruppi, da una parte Luca e io, dall'altra Stefano e Hermes, e vediamo di potervi offrire qualche bella cattura in queste condizioni che sembrano magiche. Ed in effetti, Luca aggancia un ottimo luccio che si difende fino all'ultimo. Una preda che merita una foto ricordo prima di essere liberata. L'attacco del luccio è improvviso e spesso violento, oppure segnalato da uno spostamento laterale della lenza. È il turno di Roberto, che ferra una buona preda, che si difende con forza. Sì, ok, guarda. Abbiamo due lucci in contemporanea. Ah, Luca l'ha appena slamato. Peccato. E io c'ho un bel luccio che mi ha attaccato una scardola
sulla montatura Dracovic. A vederlo mi sembra un bel pesce. Eccolo qua. Ce l'hai? Eccolo lì. Guarda, guarda. Pescando dalla barca bisogna disporre di pochi accessori e soprattutto molto ordinati, perché nel momento in cui si combatte un pesce e lo si slama, tutto deve essere in modo tale da non cadere in acqua oppure procurare ferite al pesce e a noi stessi. Per cui ripeto, poche cose ben disposte. In barca abbiamo bisogno di un contenitore per l'esca. Molto importante il discorso legato alla conservazione dell'esca. Ovviamente l'ideale è disporre di esca viva, che viene uccisa un attimo prima dell'innesco. È molto più resistente all'innesco, ci permette di effettuare molti più lanci senza che appunto vada a distruggersi. Si possono utilizzare esche ovviamente anche surgelate, che però non hanno tendenza a sfaldarsi dopo pochi lanci, oppure esche del tipo conservato che si possono acquistare nei negozi, anch'esse molto resistenti e possono rappresentare una scorta d'emergenza abbastanza utile nelle situazioni in cui è difficile disporre di esche. Le esche quali sono? Possono essere delle piccole scardole, dei piccoli carassi, dei piccoli cavedani. La dimensione dell'esca è funzione del tipo di predatore che andiamo a pescare, sebbene nel morto manovrato a volte non sia necessario arrivare a degli eccessi in quanto a dimensione. La dimensione dell'esca e il tipo di pesce che andiamo a pescare poi determina il tipo di montatura che dobbiamo utilizzare. È ovvio che se stiamo pescando in acqua in cui sono presenti dei siluri e magari puntiamo prevalentemente a pescare il siluro col morto manovrato, dovremmo disporre di montature di questo tipo, estremamente grosse, dotate di ancorette molto robuste, sulle quali andrà a scaricarsi tutta la forza del combattimento, considerando che stiamo puntando a pesci che possono superare i 60, 70, 80 kg. Pescando in un'acqua in cui prevalgono i lucci, non avremo bisogno di queste dimensioni, sebbene chiaramente innescando una scarola di questo tipo possa essere importante usare insomma, una montatura abbastanza equilibrata per cercare di agevolare i movimenti del pesce esca sul fondale. Allora dicevo, è importante cercare di avere sempre un rapporto tra l'esca, la dimensione dell'esca e la dimensione del rig che vogliamo scegliere. Mediamente c'è una regola, può essere semplificata, una regola a spanne, può dirci che l'armatura, la gabbietta con cui andiamo a bloccare l'esca deve essere poco più lunga della metà dell'esca stessa. Questa è una regola molto a spanne, pratica per dare un riferimento iniziale. E in base a questo poi andremo a modificare i nostri comportamenti e allinearli a seconda delle situazioni di pesca che stiamo vivendo. Tocca ancora a Luca il compito di ferrare un buon luccio, proprio mentre nell'altra barca, non ripresi, Hermes e Stefano sono impegnati con una doppietta.
canne da morto manovrato sono canne che assomigliano molto a quelle da spinning, normalmente sono in due pezzi, la loro lunghezza varia dai 2,50 ai 3 metri. Le canne da 3 metri sono quelle usate per la pesca da riva, per la pesca dalla barca si usano canne da 2,50, 2,60, massimo 2,70. La differenza costruttiva rispetto alle canne da spinning sta nell'azione. Le canne da morto manovrato sono molto più rigide, questo serve a sentire meglio le toccate, specialmente quando si pesca in luciperca, perché la mangiata lucioperca è molto più delicata rispetto a quella del luccio o del persico o del siluro. Un'altra differenza costruttiva rispetto alle canne da spinning, nelle canne da morto manovrato, è la lunghezza del manico. Questo perché nell'azione di pesca la canna deve essere l'ideale prolungamento del braccio del pescatore, quindi il manico deve appoggiare perfettamente al gomito. Molte canne sono costruite con portamulinello ad anelli per poter regolare meglio la lunghezza dell'impugnatura stessa in base al pescatore. Questa canna in particolare invece è dotata di un portamulinello a vite fisso, questo perché essendo una canna usata molto spesso anche in acque popolate da siluri, un combattimento con un pesce da 50-60 kg con un portamulinello ad anelli invece che a ghiera può portare il rischio di perdere il mulinello e conseguentemente anche il pesce. Ecco finalmente Hermes e Stefano con un'altra delle loro catture ottenuta sfruttando vecchie esche artificiali che si rivelano sempre all'altezza della situazione.